tutti, siamo qui per dare inizio a una conferenza pubblica, così l'abbiamo definita nel manifesto, che segue una mattinata di intenso lavoro in ambito tecnico. Quindi, a chi non avesse partecipato ai lavori della mattinata, forse possiamo dire che il materiale è disponibile comunque per chi fosse interessato. Con questa conferenza noi ci prefiggiamo di dare inizio, almeno per quanto riguarda noi di UNITN, alla nostra attività in Franca, che, tra i cui obiettivi c'è anche quello di mettere in dialogo competenze e discipline diverse. Quindi stamattina abbiamo visto gli aspetti tecnici, oggi pomeriggio abbiamo confezionato un pomeriggio con una serie di interventi che spaziano dagli ambiti non più tecnici, quindi, ma dagli ambiti amministrativi, dagli ambiti che riguardano la comunicazione, agli aspetti poi giuridici. È nostra, come dire, pervicace intenzione quella di arrivare alla fine di questo progetto Franca ad avere perlomeno delineato una metodologia, una procedura che consenta di aprire consenta di attivare procedure nuove in ambito in ambito di rischio idrogeologico, sapendo e imparando man mano che il percorso verrà sviluppato che non conta solo l'aspetto tecnico, non conta solo l'aspetto giuridico, non conta solo l'aspetto amministrativo, ma tutti insieme possono dar luogo a una cosa nuova, a una procedura nuova. Quindi adesso iniziamo con l'intervento di un sindaco, il sindaco del comune di Baselga di Pinè, che ringraziamo vivamente di aver accolto il nostro invito, Ugo Grisenti. E seguiranno poi gli interventi di Giampaolo Petrotti, Andrea Selva e Carlo Ancona. Durante la pausa sarà nostra cura distribuire un questionario, almeno a quelli che hanno partecipato ai lavori del mattino, e siete invitati a compilarlo e a consegnarcelo prima del termine del lavoro del pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, il mio sicuramente non sarà un intervento tecnico, ma forse cercherò di andare ad esporre quelle che sono state le preoccupazioni che in quei giorni ho avuto, le difficoltà che ho incontrato e forse le emozioni effettivamente che abbiamo provato io con la mia giunta a fare. Successivamente al mio intervento lascerò un po' la parola a geometra del comune di Baselga di Pinè, Ivano Dalla Piccola, in quale vi farà vedere anche un po' di fotografie di quei giorni dell'evento calamitoso e anche delle ricostruzioni che sono avvenute successivamente. Ho portato e ho consegnato qua al professor Rosati dei libri sull'evento franoso. Noi subito dopo, alcuni mesi dopo, sempre proprio nel momento in cui erano ancora vivi i ricordi molto ben precisi, abbiamo fatto questo libro fotografico, riportando anche poi delle interviste finali ai soggetti maggiormente coinvolti in quei giorni. E se qualcuno poi fosse interessato, basta che me lo potete far sapere, vediamo qualche copia ancora, ne abbiamo disponibili. Parto nel raccontare che io divento sindaco il 31 maggio del 2010 e l'evento franoso avviene il 15 agosto 2010, pertanto due mesi e mezzo dopo il mio insediamento come sindaco. Non so se qualcuno di voi ha maturato qualche esperienza politica, ma io francamente non sapevo nemmeno dove ero e quello che era l'apparato, diciamo, amministrativo del comune, le nozioni tecniche che con l'andare del tempo poi anche un sindaco riesce ad avere, riesce a percepire, riesce ad orientarsi. E pertanto ero veramente alle prime armi, io come anche tutta la mia giunta, che eravamo la prima esperienza politica all'interno del nostro comune di Baselga di Pinè.
già lì come fare, come intervenire, effettivamente qualche difficoltà l'abbiamo avuta. Siamo il, per fare un piccolo passo indietro, due sono le persone che voglio ringraziare, poi lo capirete. La prima che voglio ringraziare è mia moglie, poi lo capirete il perché, e la seconda persona è il sistema trentino di protezione civile. Indubbiamente io posso dire che dopo quei giorni, posso dire da sindaco, e posso darvi veramente con grande cuore che abbiamo un sistema che funziona, ha funzionato, composto di persone valide, professionalmente preparate e capaci nell'intervenire. E parlo da proprio dei dirigenti della Protezione Civile, in quei giorni l'ingegner Raffaele De Col, persona veramente capace. Parlo da tutti i dirigenti, da dirigenti Coali, all'ingegner Darra dei Bacini Montani, all'ingegner Cesarini Sforza, sempre della Protezione Civile, per arrivare poi tutto al sistema di volontariato dei vigili del fuoco permanenti e vigili del fuoco volontari, per arrivare ai Nuvola, e al soccorso alpino, al gruppo cinofili, per arrivare poi ancora al gruppo dei psicologi. Tanto tutte le persone che sono intervenute in quel momento. Noi siamo al 14 agosto 2010, la sera prima partecipo ad una commedia nel teatro di Basega di Pinè, in cui veniva fatta questa commedia fra il... era ideata da un parroco di Basega, in cui raccontava la storia del sindaco con la sua segretaria. È una commedia molto, molto divertente e quant'altro. Siamo alla commedia e ho la prima chiamata del telefonino da parte del cantiere comunale, cui mi avvisa di dover intervenire a Campolongo perché vi sono dei problemi con una cisterna che si è posizionata in un posto, diciamo, che andava a ostruire il fiume Valmolinara sul ponte che lo attraversava. Di questo vengono già allertati i vigili del fuoco e di Basega di Pinè in prima battuta per intervenire per far questo. E io sono in questa, diciamo, in questa commedia, dopo il primo squillo che non avevo messo silenzioso, metto silenzioso e mi godo, fra virgolette, la commedia, in incurante di ciò che già in quei momenti, vedrete poi anche un piccolo filmato, stava succedendo. Fatto sta che arrivo, facciamo la commedia, usciamo da questo teatro, stava diluviando in maniera come mai visto, veramente stava piovendo a più non posso. Me ne arrivo a casa col telefonino sempre bello spento e mi preparo per il giorno successivo, che era il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, in cui vi era una festa organizzata dalla parrocchia di Basega di Pinè per i 100 anni della chiesa, in cui doveva arrivare il vescovo Bressan a dire la messa e quant'altro. È finita questa commedia, mi metto lì verso le 10:30, 11 la sera, a prepararmi un po' un discorso e dire: domani arriva il vescovo, cosa dico a questo vescovo, cosa, un po' un saluto e quant'altro. Poi sto lì, telefonino spento, io veramente non so nulla di tutto ciò che sta succedendo e me ne vado a letto. Fatto sta che alle 5:30, alle 6 la mattina cominciano a suonare il campanello, qua sindaco abbiamo, guardo il telefonino, c'erano circa 70 telefonate, cioè veramente mi stavano cercando più non posso perché era successo il disastro. Vestiti, vieni di corsa, partiamo, viene il mio vice sindaco, che l'avevano nel frattempo trovato, e mi portano in quello di Campolongo. Vedrete poi dalle immagini effettivamente una situazione irreale, un intero paese immerso nel fango, immerso nelle piante, nei detriti, negli ammassi, macchine trasportate. E la prima immagine che ricordo è proprio
i due vigili del fuoco che accompagnano una mamma, Lorena dal DOS, che era colei che abitava nella casa più alta della frana, e accompagna che stava uscendo da tutta questa massa con il bambino in braccio. E mi ha detto: siamo rovinati, il sindaco dacci una mano e chiama subito qualcuno per il mio bambino che è spaventatissimo. In quel momento dici: okay, chiama subito qualcuno, chi è che chiamiamo? Effettivamente. Arrivato lì, proprio in prima battuta, vengo subito chiamato dall'ingegner De Col, il quale già dalle 4 la mattina era intervenuto ed era presente proprio sul posto, devo dire, aveva già avviato quello che era l'attività della protezione civile. Avevano allestito il campo di prima organizzazione, l'avevano allestito all'interno di un giroscale di una casa appena proprio fuori Campolongo. C'era dentro su questo tavolino di cucina questo ingegnere De Col, effettivamente, che stava cercando di coordinare un po' il tutto. E la cosa che più mi rimane colpito mi fa: lei, sindaco, è responsabile della protezione civile del suo comune, se lo ricordi. Io adesso devo andare a Bedollo, devo andare in Val dei Mocchini, dove altri non così violenti attività di franose sono avvenute, ma devo andare. Da adesso in poi tutto è a capo suo. Lei deve coordinare il tutto. Io lì per lì, io che veramente, ho detto, persone validissime, ma io che ci faccio? E l'altra cosa che mi ha detto: una settimana di tempo e le persone devono rientrare in casa. Siamo in somma urgenza, una settimana di tempo, poi la somma urgenza è finita. Io lì per lì dico: che cosa vuol dire tutto ciò? Perché poi effettivamente, dico, non avevo l'esperienza di sindaco, non sapevo il perché anche certe affermazioni erano necessarie. Allora lui se ne prende, me ne va, mi presenta l'ingegner Dara, che era già arrivato, mi presenta l'ingegner Cesarini Sforza, e vi erano poi i permanenti dei vigili del fuoco che avevano già allestito il tutto. E prima di andare mi fa: chiami ruspe camion per portare via tutto subito. Allora, fortunatamente, un po' che per lavoro, io faccio il commercialista e avevo anche ditte del porfido e di quant'altro, avevo qualche contatto, allora dico: provo a cominciare a capire come fare a contattarli. Ma ricordiamoci che noi siamo al 15 di agosto, Ferragosto, pertanto tutti in ferie, tutti al mare, tutti che ne sono. Prima di tutto dico: adesso che siamo qua, io il vice sindaco, chiamiamo i restanti della giunta e andiamo a cercare i primis, i tecnici dell'ufficio tecnico del comune, perché incominciavano a farmi delle domande effettivamente per capire quelli che erano i primi interventi. Allora incomincio, chiamo già mentre vanno dalla piccola, chiamo l'ingegner Broseghini. Ingegner Broseghini se n'era andato in vacanza da qualche altra parte, pertanto irraggiungibile. Chiamo quelli del cantiere comunale un po' per capire cosa, perché la prima difficoltà che abbiamo incontrato era dove stanno andando i sottoservizi: acque bianche per fermare l'acquedotto, acque nere, ma soprattutto il metano. Il problema del metano è stato forse la prima problematica che abbiamo dovuto riscontrare, perché proprio attraverso Val Molinara passa la dorsale che sale da Pergine e del metano che va in Val di Fiemme Fassa. Pertanto attraversava proprio il posto. Allora, dove passa questo benedetto tubo? Dobbiamo andare a rintracciarlo, andare a individuarlo, andare a vedere se è stato lesionato e quant'altro. E questa è stata la prima necessità che abbiamo dovuto affrontare.
individuare subito, chiamare i tecnici per capire sui sottoservizi. La seconda e vera difficoltà è stata proprio la necessità di individuare le persone che erano coinvolte all'interno della frana. Allora, il paese per domani si sapevano le case. Siamo a Ferragosto e in totale poi le persone coinvolte sono state 87, ma nessuno pensava che c'erano 87 persone. Questo perché subito con i cani da valanga si è cercato di capire se c'era qualche persona dispersa all'interno delle case. E fortunatamente non c'è stato nessuna persona ferita, nessun disperso e quant'altro, però all'inizio tutto riempito di fango, tutto riempito di detriti, questa certezza non si sapeva. Incominciamo a contare le persone, in quella casa devono esserci X, in quell'altra ce ne devono essere, ci sono, non ci sono, sono stati portati dove, perché un po' erano stati già portati o in qualche casa, in qualche casa di familiari, quant'altro. La problematica che si è verificata è che le case erano state affittate a turisti. Turisti che nemmeno l'azienda di promozione turistica erano stati denunciati. Pertanto non si aveva alcuna certezza di dire sono 50, alla fine erano 87, perché poi quello che aveva affittato senza denunciare, quell'altro perché c'era l'amico, quell'altro perché che ne so io, ma effettivamente questa è stata l'altra, dopo i sottoservizi, individuare chi erano e quanti erano queste persone coinvolte. Ci abbiamo messo, non dico tutta la giornata per avere una certezza, ma poco ci manca per individuare tutte le persone coinvolte. E anche qua le problematiche successiva, i bambini scioccati, perché indubbiamente vedrete poi è stata una cosa talmente forte, talmente violenta, che ancora oggi ci sono dei genitori che mi raccontano: guarda, il mio bambino si sveglia ancora di notte e qualche ricordo ce l'ha di tutto ciò che è successo. E pertanto anche qua protezione civile, subito siamo riusciti a individuare, a chiamare dei psicologi che sono intervenuti a dare il giusto supporto a queste persone. Persone sfollate, altro individuate, dove vanno a dormire? Perché? Ok, alcuni, quelli del posto che ci abitavano, qualche parente, qualche fratello o genitore da altre parti l'abbiamo individuato, i turisti che erano presenti dove li mettiamo? Con l'APT subito a rintracciare siamo al 15 Ferragosto, gli alberghi pieni, cioè tutto pieno, case da affittare tutte piene. Indubbiamente devo anche ringraziare che ci sono stati alcuni turisti che nel momento della frana, vedendo anche soprattutto in un albergo lì vicino, albergo Montechiara, hanno deciso: ok, noi lasciamo la nostra camera, lasciamo il nostro porto e ce ne ritorniamo a casa anticipatamente rispetto alla vacanza prenotata, rispetto a quanto effettivamente è successo. E anche qua trovare l'alloggio, il problema successivo era: chi paga poi l'alloggio? Sindaco, lo paga il comune? Lo pagano loro? Non lo pagano loro, perché poi la disponibilità c'era, però subito avanzavano queste necessità. Però devo dire che anche qua, nell'arco della giornata, individuati i sottoservizi, individuate le persone, siamo riusciti anche a individuare anche il posto di dove andare a far alloggiare queste persone con i loro cari, in certe stanze e quant'altro. E questo è prima battuta. Si va avanti durante la mattinata e mi fanno, ho capito, e quello dei pompieri, qua bisogna andare da mangiare ai volontari, non è che adesso sti qua
Questi qua sono già dalle 5 la mattina che sono coinvolti, sono qua, sono sfiancati e sono qua che girano da tutte le parti, cosa? Fortunatamente nuvole, cioè altra cosa di cui veramente come Trentino possiamo andare fieri alla grande, mi viene da dire proprio con tutto il cuore, fra i nuvole e gli alpini alle ore 13 hanno allestito il campo e in quei giorni loro facevano una media di 350, se non ricordo male Ivano, 350 pasti a mezzogiorno, 350 la sera. Mangiare da Dio, veramente, cioè ottimo, ottimo, e sono riusciti nei confronti di chi era intervenuto a lavorare, nei confronti dei vigili del fuoco, nei confronti delle persone effettivamente che erano state anche sfollate, a dare veramente un servizio di estrema qualità. Però anche lì, dove mettiamo, cioè nella mattinata, dove mettiamo, dove li mettiamo in nuvola, dove si posizionano? C'è l'acqua, perché gli servono l'acqua, c'è un idrante nelle vicinanze per poter andare a dargli il supporto, c'è nelle vicinanze un contatore di energia elettrica dove si possono collegare per usufruire il tutto, non è che tutto sia andato distrutto, devono portare i generatori, non devono portare i generatori, cioè tutto anche questo nel proseguo, devo dire, comunque persone che non facevano a capo al sottoscritto nel chiedere dove posizionarsi, però veramente persone che professionalmente poi si sono andati ad individuare poi le soluzioni e alle problematicità che susseguivano. Non bisogna però ricordarsi che individuate le persone. Altra cosa, subito intervenuto il gruppo degli elicotteri per andare a capire fra una venuta com'era la situazione del rio Valmolinara a monte. Non è che incominciamo ad intervenire, abbiamo dentro le persone, perché di primo c'era chi andava a cercare questi qua, questi, le persone del soccorso alpino con i cani antivalanga, andavano a cercare se c'erano dei dispersi o quant'altro. Non è che a monte poi succeda qualcosa, che ci sia una sacca d'acqua, qualcosa che la frana poi possa proseguire o che ci sia una seconda ondata. Anche lì sono intervenuti subito con gli elicotteri e sono riusciti a ripercorrere tutto il rio Valmolinara fino alla sommità. Effettivamente quello che era tutto libero, poi vedrete veramente quanta poca portata d'acqua il rio Valmolinara aveva nei momenti successivi, grande ondata e poi veramente un rigagnolo quasi assurdo, quasi ininfluente, che nessuno poteva andare a prendere. La cosa che mi ritorna in mente nella mattina è che comunque l'ingegner di Col mi dice organizza di far spostare tutto il materiale che era sceso dalla Valmolinara. In termini di metri cubi, dopo sarà più preciso Ivano, ma in termini di metri cubi sono scesi e stati portati via 100.000 metri cubi, quello che è stato il movimentato dalla frana. Nelle prime 12 ore di intervento sono stati esportati 5.000 metri cubi. E abbiamo fatto intervenire subito tantissimi, diciamo, camion, tantissimi scavatori, una volta accertato che le condizioni verso il mezzogiorno era possibile intervenire, che non vi era pericolo, la prima cosa da fare era creare delle zone di accesso per incominciare alla asportazione del materiale e poter poi cominciare a liberare quello che era la viabilità all'interno del paese. Ok, chiamiamo tutti questi, ok, è vero che il mandato che mi aveva dato l'ingegner De Col, suffragato poi da parte anche del presidente della giunta provinciale, che era Lorenzo Dell'A in quel tempo, ma che era in Germania, ha detto siamo in somma urgenza, hai libertà, fra virgolette, di spesa,
però deve essere controllata, non è che come sindaco puoi ordinare quant'altro, deve essere un po' tutto coordinato. Allora intervengono sti camion, intervengono ste ruspe, codifichiamo tutti quelli che sono intervenuti, perché allora i camion incominciano a portare via il materiale, quanti viaggi fanno, perché dopo va tutta viaggio, tutta ora, quanti sono gli scavatori intervenuti, perché c'è stata, diciamo, la grande disponibilità da parte di tutti, cioè, ma dall'altra parte bisognava tenere sotto controllo, e questi allora subito andare a identificare, erano dei vigili del fuoco che andavano a dire boh, quanti camion uscivano, quanti camion entravano, quanti erano le ruspe in azione, chi li guidava e chi quant'altro. Cominciamo a dire, adesso dobbiamo portare via questo materiale, dove lo portiamo? Perché questa è la prima cosa. Un mio conoscente aveva una discarica alla Val Camino, vicino a Civezzano, posto diciamo che era molto, molto lontano, però, perché c'era circa una decina di chilometri, forse anche di più, 12 chilometri per andare. Comunque in prima battuta individuiamo l'unica discarica appropriata con le licenze per poter portare il materiale e quant'altro. Cominciamo a portarlo, succede quello che non doveva succedere, arriva un camion, perché il trasporto iniziale era molto fangoso, molto liquido, c'erano i camion, non era materiale asciutto, era proprio tutto, diciamo, melma. Arriva davanti, non so se siete a Vasega di Pinè, davanti all'albergo Serraia, proprio in centro Vasega, grossa frenata del camion, viene fuori tutto in mezzo alla strada. Giorno di Ferragosto, tutto casino, tutto bloccato, un macello in mezzo al paese. E questo è quant'altro. E allora anche lì comincia a pensare, quant'altro. Arrivano verso le 18 la sera, telefona il titolare della discarica Val Camino, il quale mi dice ok, da domani mattina io non sono più disposto a prendere il vostro materiale, cercatevi qualcos'altro. Ho capito, cercatevi qualcos'altro, bisogna spostare tra virgolette 100.000 metri cubi, non è che si mettono subito, diciamo, in qualsiasi posto. Allora con i tecnici del comune individuiamo qua dove all'interno del PRG erano individuate zone che erano potenzialmente soggette a poter far confluire questo materiale. La prima zona che andiamo ad individuare e a verificare è una zona nelle cave di Porfido di San Mauro, zona adatta, individuata, e anche lì dice possiamo arrivare, è lunga, è scomoda, il tutto, fatto sta che intervenuto subito con i geologi sempre della provincia, ha detto no, perché non so se avete presente, sotto San Mauro c'è tutta un pendio fatto di materiale di scarto dal Porfido, il quale avrebbe comportato forse dei rischi a buttargli giù tutto questo. Scartata questa ipotesi. La seconda andiamo a individuarla all'interno di una zona fra l'abitato di Vigo e Ferrari, fra Vigo e Miola, anche qua non individuata, era in mezzo ai campi delle fragole e quant'altro, poi molto piccola. La terza zona era una zona fra Basilga e Montagnaga, una zona che era individuata all'interno del PRG nel piano delle discariche comprensoriali a quel tempo, la comunità di valle, però era una zona completamente boscata, non è che era una zona pronta ad andare a poter far confluire. Ci troviamo alla sera alle ore 20 in caserma dei Vigili del Fuoco, io, l'ingegner Coale, mi ricordo, l'ingegner Cesarini Sforza, il geologo Icilio Vigna e quant'altri, cercando di individuare. Questa è la zona che dobbiamo farla disboscare. Chiamiamo la ditta del posto che
da Bernardi Boschiva, il quale il titolare della Bernardi Boschiva si trova in Cecoslovacchia, perché sua moglie è cecoslovacca, era andato in ferie, giorni fra agosto era in ferie in Cecoslovacchia. Suo fratello dice, sì, qualcosa forse riesco a fare, ma non è che riesco. Ho contattato in Cecoslovacchia, alla sera verso le 10 così, gli dice, io ho il processore, che è tutto un macchinario per l'esbosco, che ce l'ho in Val di Peio. Ordina a suo fratello, vai a Peio, la sera alle 10, vai a prendere il processore e poi incomincia che io arrivo, lui gli dice. Partono, vanno a Peio, prendono il processore, ritornano a Basilea di Pinea, alle 4:30 la mattina incominciano a tagliare il bosco. Questo processore vuol dire che portano le piante con una specie di verricello, dopo con un'altra pinza sradicano tutti i rami e quant'altro, e cominciano a portare via i rami. Alle 8 la mattina il titolare della ditta era presente già dalla Cecoslovacchia. Alle 9:30 la mattina già i primi camion scaricavano nella zona. Sono intervenuti degli altri scavatori per andare a creare un tomo a valle, diciamo, perché era tutto molto liquido, se no se ne disperdeva, hanno creato un tomo. Però effettivamente hanno fatto un'opera di disbosco in pochissimo tempo che è stata veramente eccezionale. E poi sentirsi questi, diciamo, boscaioli che ti avere la possibilità di tagliare tutto senza essere lì a controllare dove è martellato da forestale, per loro era qualcosa di divertente, no? Però effettivamente è stato un gran lavoro. Tutto questo, cominciano a buttare il materiale e quant'altro. Vi dico solo che il giorno dopo, che era pertanto il 17, la cosa che più mi ha fatto star male è che mi è arrivata la denuncia per il deposito abusivo di materiale non identificato, cioè senza analisi, cioè tutta la normativa adesso, che ne so, ma dico, ma porca c'è la miseria, sono qua che cerco di risolvere un problema e mi arriva già la prima denuncia. E dico, vabbè, chi farà il sindaco se qualcuno di voi non sarà la prima nell'ultima che può andare a recepire in tal senso. Chi è che l'ha denunciata? E il proprietario dei suoli, perché noi l'abbiamo fatto, cioè quella sera, cioè dal punto di vista, dopo si è risolto tutto perché il sindaco ha il potere poi di individuare, ma quella sera individuato dal geologo, individuato, devo dire, grande supporto da parte di tutti i funzionari provinciali, proprio al massimo, dice, normativamente è possibile farlo, però il proprietario del suolo gli ha detto non la faccio, non tanto per farti un dispetto, o quanto perché io mi voglio tutelare, ho sentito il mio legale, se qua all'interno di quello che viene trasportato ci sono dentro, che ne so io, grande attenzione si faceva, però poteva esserci dentro la carcassa dell'automobile, poteva esserci dentro qualche animale morto, poteva esserci dentro, che ne so, i teli delle fragole, perché erano state coinvolte delle coltivazioni di fragole, poteva esserci dentro ferro, legname e quant'altro, pertanto te non hai fatto nessuna indagine e di conseguenza io mi pongo, diciamo, in tutela mia. Passa pertanto il 15 che effettivamente riusciamo a portare via già questi primi 5.000 metri cubi. Il giorno 16 interviene anche il mio segretario comunale, perché il giorno 15 non aveva potuto venire, il giorno 16 pertanto interveniamo con la prima ordinanza sindacale conseguentemente adottata per l'evacuazione dell'intera area, cioè da andare a fare un divieto di accesso e di transito permanenza da parte di tutti i privati. Questo perché
tutti volevano intervenire all'interno delle proprie abitazioni, all'interno delle proprie case, per portarsi via quello che erano gli affetti anche familiari, non dico da piccoli gioielli a piccoli ricordi e quant'altro, però qua c'era il divieto perché insomma, tutti entravano e vi era. Il giorno sempre 16, perché stavamo passando su un ponte, non si era capito se questo ponte poi poteva portare determinati carichi. Il giorno 16 sempre si verifica perché avevamo fatto un anello per entrata e uscita dei camion, anche se una strada nei pressi di Sternigo era anche quella, poteva effettivamente portare determinati carichi, pertanto si realizza che tutto nei limiti del possibile è possibile proseguire con quello che avevamo individuato. Sempre il giorno 16 vi è la predisposizione del verbale di somma urgenza di segnalazione immediato invio al competente servizio provinciale dell'evento calamitoso di cui si tratta, nonché della necessità di un intervento urgente al fine di evitare l'aggravarsi della situazione. Il giorno 17, la giunta provinciale arriva, vedo che c'è anche responsabile dell'ufficio stampa della provincia, vedo là che me lo ricordo, arriva lui con Lorenzo Dell'Aia al bar spiaggia, rincuorando il sottoscritto in primis e tutta la popolazione, che la provincia effettivamente ci sarebbe stata nell'intervenire sui ripristini di tutto. E pertanto proprio quel giorno, il 17 agosto, la giunta provinciale di rientro dalla Germania, se non ricordo male, del presidente, fanno giunta provinciale e stabiliscono quello che era la dichiarazione dello stato di emergenza e lo stanziamento di dei primi fondi per intervenire all'interno della frana, andando ad assegnare al comune di Basilea di Pinè la somma di 1.800.000 euro come primi interventi. E tanto, ok, questi ve l'ho un po' detti. Le persone, come dicevo prima, le persone coinvolte sono state 87, gli edifici coinvolti sono stati 18, di cui 15 sono stati poi sottoposti a verifica statica. Quello che devo dire è che nei giorni successivi la macchina poi dopo le prime 24 ore, 48 ore, si era già un po' tutto ingranato. Le problematiche era che era tanto fango, avevamo riempito la provinciale di fango, tanto per fare un esempio, e allora predisposto il servizio di lavaggio delle gomme dei camion, tanto questo, dove avevamo posto la discarica del materiale in località Bedolè, avevamo isolato un albergo e pertanto anche qua non riuscivano più ad essere collegati con il resto della vallata, anche lì allora organizzare la possibilità di accesso e recesso da parte di queste persone dell'albergo, però nel proseguo dei giorni effettivamente abbiamo proseguito con l'asportazione del materiale. Tutti si sono adoperati in maniera esemplare, professionalmente ben definito il tutto. Dopo una settimana, il 22 di agosto, dopo una settimana, un sabato pomeriggio, messa con il parroco e eliminazione del divieto dell'ordinanza sindacale di sgombero e la ripossibilità già dopo solo una settimana che tutti i proprietari potevano rientrare nelle loro case. Avevamo già liberato tutto quello che era la viabilità pubblica, era rimasto tutto il materiale, poi lo vedrete nelle fotografie di tutto il materiale nei campi, nei giardini e quant'altro, e però loro hanno già potuto. La verifica statica sulle case aveva evidenziato che nulla fortunatamente era successo, non c'era stato infortuni, non c'erano stati dispersi, non c'erano stati morti e quant'altro, tutto
credo nella massima casualità, possiamo dire. E pertanto il sabato pomeriggio messa e revoca di questa ordinanza e la possibilità di andare a casa. Dico perché nel libro è molto ben raccontato che nel momento della frana, quella notte, come che i pompieri non riuscivano a spostare questa cisterna che si era, diciamo, posizionata al di sotto di questo ponticello sul rio Valmolinare. Il cantiere comunale con la professora Ruspa non era riuscito, era intervenuto Stefano Prada, un ragazzo che è tutto di un colpo, lui si vede, mentre stava a intervenire, lo chiamano e gli dicono scappa perché sta venendo giù tutto. Scappa, e lui dice sono qua con uno scavatore in mezzo, dove vado? E lui si sente letteralmente, tutto in colpo, si vede coinvolto in tutto questo, in questa frana, e si vede completamente trasportato con lui su nello scavatore. Fortunatamente lo scavatore non si è né rovesciato né quant'altro, ma ha un ricordo che nelle interviste che abbiamo fatto effettivamente molto 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 toccante nel sentirlo, e ancora tutt'oggi lui è molto presente. Ma come la stessa cosa i pompieri che in quel momento sono riusciti, che erano nelle vicinanze dello scavatore per capire come fare a dargli una mano, a dargli delle istruzioni, perché poi stiamo parlando che siamo alle 3 di notte, cioè buio completo, e sono veramente pura casualità, sono riusciti a entrare nelle case e a rifugiarsi proprio con una tempestività che chi lo sa, chi gliel'ha data in quel momento. Finita la prima settimana, pertanto finisce lo stato di emergenza, e qua se ci sono dei colleghi sindaci sanno benissimo, incomincia tutta poi quella che è invece la procedura degli appalti pubblici. Pertanto non si può più andare a dire il sindaco Ugo va a comprare il legante, va a ordinare quello dello scavatore, si porta via qua, basta. Finita la prima settimana si conclude il tutto, la sua emergenza non c'è più, pertanto si deve seguire quello che erano le regole, diciamo, amministrative che ci sono nei casi normali. Pertanto incarico al professionista, incarico al direttore dei lavori, incarico ai geologi, tre preventivi e quant'altro, procedure, bandi di gara e tutto ciò che normalmente si fa quotidianamente questo. E lì mi sono venute in mente proprio le parole dell'ingegnere De Col, mi ha detto una settimana deve essere, se no qua ci impantaniamo e non usciamo dalla reale necessità di intervenire. Dopo, una volta che le persone sono nelle loro case, ci saranno i disastri, ci sarà quant'altro, i disagi anche da parte loro, però riusciamo effettivamente a venire incontro. Quello che è stato fatto pertanto da parte del comune di Baselga di Pinè, dopo una settimana la perizia fatta da parte dell'ingegner De Agostini, i costi sostenuti nella prima fase di emergenza sono stati pari a 929.586 euro, e poi sono intervenute tutta una serie di interventi di rifacimento di quello che erano le acque bianche e acque nere, 368.000 euro, l'intervento relativo al ripristino e rifacimento di muri di confini, divisori, strutture accessorie per altri 413.000 euro, il rifacimento di tutto quello che riguardava le opere, diciamo, di viabilità, illuminazione pubblica e sottoservizi per altri 501.000 euro. L'esbosco e la messa in pristino, diciamo, il ripristino della zona dove avevamo buttato il materiale, altri 116.000 euro.
incarichi progettuali per 368.000 euro. E come comune di Basilica di Pinè, pertanto noi abbiamo investito in quella zona 2.698.000 euro. Grazie. Ma questo per quanto riguarda la sola competenza del comune di Basilica di Pinè. Poi vi sono stati, diciamo, interventi di pari importo, presumo, relativamente all'intervento di messa in sicurezza e di rifacimento di tutto il rio Val Molinara effettuati dai bacini montani, con anche la predisposizione di una briglia filtrante. Ho visto che alcuni studenti e quant'altro poi vengono anche a visionarla proprio sul posto per come è stata realizzata, per come è stata ancorata nel terreno e che le funzioni hanno di far trattenere gli eventuali detriti e il deflusso di quello che è l'acqua e quant'altro. In più ci sono stati poi tutti gli indennizzi dei privati relativamente alla perdita delle autovetture, la perdita di gioielli, la perdita di effetti personali e quant'altro, perché sono andati un po' tutti dispersi, perché poi fanno l'acqua in certe case non le hanno distrutte, ma effettivamente hanno comportato il tutto. Avevo, per dopo lasciare la parola ad Ivano, avevo iniziato dicendo ringrazio mia moglie, e forse perché. Allora, il 23 agosto nasce mia figlia all'ospedale Santa Chiara, il giorno dopo che abbiamo sistemato, e in quella settimana era dal mercoledì mia moglie che era entrata in ospedale per via delle contrazioni. Allora io finivo la sera, mi ricordo, arrivavo all'ospedale e lei mi diceva ho mal di pancia, ho qua di qua, e io mi addormentavo letteralmente sul, cioè, tra virgolette. Devo ringraziare mia figlia Rebecca che ha aspettato fino all'ultimo giorno del venir meno dell'ordinanza sindacale di divieto di entrata e avermi poi concesso la possibilità di poter assistere al parto e quant'altro. Però devo dire che i fatti di quei giorni me li ricordo molto bene. I fatti invece, avendo tre figli, i fatti di mia figlia in quei giorni invece non mi sono rimasti impressi, proprio veramente ero preso totalmente in questa cosa. Adesso dopo lascio la parola. Devo dire effettivamente che siamo fortunati. Ho detto, a volte quando ci si approccia anche al sistema pubblico si ha qualche remora o si dice non ci sono le persone preparate. Io devo dire di essermi confrontato con i dirigenti, ma anche altre persone all'interno della protezione civile e quant'altro, di uffici provinciali veramente preparatissimi, capaci, responsabili e quant'altro. E voglio ricordare anche una persona dei bacini montani che era Ettore Ducati, una persona di una squisita, proprio persona squisita a modo, che è riuscito anche lui a coordinare un po' tutti quelli che sono intervenuti i bacini montani, perché poi avevano anche loro i loro scavatori, le loro squadre, ecco qua. Pertanto tutta una serie di persone a partire poi dalla vicinanza politica, però dico dalla capacità organizzativa, che hanno permesso a me, alla mia popolazione, alla mia giunta di poter intervenire con le serie difficoltà che ci si deve affrontare, si devono prendere le decisioni al momento, però ben consapevoli di essere supportati da persone con grande professionalità. Grazie, se vuoi lasciamo. No, direi che al termine di questa presentazione diamo la possibilità qua all'uditorio di fare qualche domanda al sindaco prima che ceda la parola. Se ci sono domande, io una cosa vorrei chiedertela. Noi qui stiamo parlando di come si affronta il rischio idrogeologico
per le varie componente tecnica e tutte le altre, compresa anche la comunicazione, qui ascolteremo dopo qualche testimonianza. E abbiamo anche messo in piedi, approntato per la seconda giornata, quella del 15 febbraio, una specie di simulazione barra esercitazione. Adesso, di fronte a quello che hai raccontato, evidentemente come passare appunto dalla teoria alla pratica, cioè c'è un bel salto, però fare attività di questo tipo, cioè una simulazione, un'esercitazione in cui una persona, diciamo, che fino a quel momento non ha consapevolezza di cosa vuol dire, per esempio, fare il sindaco, fa esperienza di questo, supportata da figure che gli spiegano istante per istante cosa deve fare. Secondo te è una cosa utile fare queste esercitazioni, oppure non c'è niente come imparare dalla realtà, dalla pratica vissuta, dall'esperienza vissuta? No, devo dire che nei mesi successivi mi ero confrontato più di una volta con l'ingegner Coali, perché in quelle sere in cui tutte le sere noi ci trovavamo come tra protezione civile, responsabili di nuvola e quant'altro, sia a mezzogiorno che alla sera verso le 10 ci trovavamo per definire sta andando bene, cosa manca, cosa non manca e le problematiche da risolvere. In quei giorni si erano anche presi degli appunti per dire il tutto per andare poi a stilare quello che può essere, diciamo, adesso io forse uso la parola non appropriata, ma una checklist di turno e dire un vademecum, in modo tale da dire questi sono gli interventi principali che io devo andare a compiere. Questo perché anche come sindaco e come sindaci dobbiamo approvare il piano di protezione civile, però. Poi alla fine sì, individuiamo quello che è il sindaco che deve fare, il responsabile ufficio tecnico comunale che deve fare quant'altro, il capo dei vigili del fuoco che deve fare quant'altro, però nel momento effettivamente poi le difficoltà ce ne sono, perché a prima battuta una cosa che gli viene in mente forse non fa quei passi nella fretta, nella mancanza di lucidità che poi. Che devi compiere determinati atti, forse compie anche qualche errore. Il fatto di fare questa esercitazione, secondo me, è importantissimo. Abbiamo delle persone in Trentino, credo che dal 2010 poi eventi così grossi non ce ne sono stati in Trentino, pertanto abbiamo delle persone che erano presenti, riuscire a codificare qualche cosa, ma devo dire che poi. Gran parte, io dico alle 6 della mattina sono intervenuto, ma l'ingegner De Col aveva già avviato gran parte della macchina, perché lui mi ha detto, bon, adesso io ho avviato quello che devono essere fatti in prima battuta, te occupati degli scavatori, quant'altro, vedi, contarti sì, il punto di riferimento da dove partire, però abbiamo veramente delle professionalità in Trentino che forse possono essere d'aiuto sia ai nostri sindaci che anche al resto forse di qualche altra regione, qualche altra provincia italiana. Grazie ancora per la testimonianza, adesso diamo la parola.